Allora, la notte com'è andata dopo una partita esaltante come quella con gli Stati Uniti? Dormito poco, molto poco, però direi bene. Bene anche per la tua prestazione, una partita importante, sei venuta fuori anche tu personalmente. Sì, sì, credo che questo mondiale abbia dato continuità un po' a tutte. Credo che piano piano si cresca partita dopo partita ed è importante. Ma davvero vi aspettavate un'Italia così contro gli Stati Uniti? Ah, forse il 3-0 è sicuramente un risultato netto, ma di sicuro non siamo meravigliate di, insomma, di aver vinto una partita così, con questo carattere, con questa voglia che abbiamo messo in campo. Dall'altra parte della rete, domani c'è la Russia, una squadra che conosci molto bene, c'è anche qualche tua compagna di squadra, amica, eccetera, eccetera. Che partita sarà, secondo te? Sarà un'altra partita molto difficile, dipenderà anche molto, credo, dal risultato di oggi. Non credo per noi, ma quanto per la squadra che ci troveremo contro. Sicuramente magari giocarsi così una partita all'ultimo, ripeto, con questo pubblico, con questa Italia, sarà difficile, comunque una battaglia. Secondo te adesso anche negli avversari sono cambiate un po' la percezione dell'Italia? Cioè, adesso vi temono un po'. Questo non lo so, forse la nostra forza è proprio quella di pensare tanto a noi e sì, pensare a loro, studiarle, però comunque imporre il nostro gioco. Questo è quello che pensano loro, sinceramente lascia il tempo che trova. Riuscite a stare un po' isolate con tutto l'entusiasmo che sta scoppiando intorno a voi? Sì, sì, devo dire che abbiamo abbastanza tempo per noi e comunque è bello sentire questo entusiasmo che ben venga, non soffro, anzi. E tanto che lo aspettavate. Eh beh, sì, sì, anche perché insomma gli occhi addosso sono tanti, la pressione è tanta, però è anche bello viverselo appieno, quindi ripeto che ben venga. Da fuori sembra che voi non soffriate tanto la pressione che c'è intorno, cioè sembrate una squadra che ha un'idea ben precisa di quello che vuole fare. Ma credo che tante giocatrici la sappiano anche a gestire questa pressione, e tramutarla anche un po' in tensione positiva, in agonismo. Credo che questo sia molto importante. Perfetta intesa con Mochi di Gennaro, parlate anche in dialetto ogni tanto. Sì, molto.